dal 1675 fino al 1952 ha prodotto dei semilavorati di rame che sono questi tutti qua, sostanzialmente sono questi oggetti. Questi semilavorati di rame venivano prodotti fondendo il rame dentro a questo che è sostanzialmente un altro forno. Venivano prodotti mettendo carbone prodotto in zona e rame o rottame di rame posizionato qua. Il rame fondeva, finiva qua dentro a quella specie di coppetta che si chiama tuyère. Il rame veniva fuso, preso e messo su questo banco di colata. A seconda delle dimensioni c'erano delle forme diverse per poter ottenere il semilavorato, che poi veniva battuto nelle batterie di magli, che sono questa qua, la batteria più piccola, e quella lì, la batteria più grande. La batteria più grande e la batteria più piccola erano alimentate dall'acqua che faceva girare questo albero motore, che è un albero motore diciamo piuttosto massiccio. La cosa impressionante della fucina, al di là dell'altezza, in valle non ci sono degli edifici così alti, e pensare che questa parte qua, che è la parte che tiene ferma la batteria di magli, molto probabilmente è un terzo fuori e due terzi sottoterra. Quindi questa pietra qua che vedete è solo la punta dell'iceberg che emerge, e così come per esempio qua sotto c'è un'isola antisismica che permetteva al maglio di battere e di non muovere, e quindi sotto c'è uno strato di ghiaia, c'è una dama di pietra e poi c'è una dama di ferro qua. Quindi comunque la costruzione di questo edificio è una costruzione di tecnologia avanzatissima. Se voi pensate 1675, costruire una cosa del genere è veramente l'avanguardia tecnologica. E poi chicca del tutto è la macchina soffiante, cioè qua voi avete una forgia, di qua c'è una forgia e di lì c'è un alto forno che ha bisogno di aria compressa continua. All'esterno l'acqua del Soana, oltre a far girare le ruote di quell'albero motore lì e di quest'albero motore qua, produceva aria grazie a una macchina che si chiama tromba idroeolica. L'acqua entrava in un tubo di legno insieme all'aria e uscendo da un tino spingeva l'aria a entrare dentro delle canalizzazioni che passavano qua nella fucina. Quindi 1675, questo è veramente il top della tecnologia. Il disegno che rappresenta la macchina soffiante, come vedete di qua entrava l'acqua, in queste narici entrava l'aria, l'acqua si portava l'aria giù fino in fondo, entrava in questo tino, dentro al tino c'era dell'aria che era obbligata a uscire, entrare in fucina, e l'acqua usciva fuori. Quindi sostanzialmente questo era il tino, da qua c'era una canalizzazione che entrava dentro, c'è una macchina soffiante qua e una macchina soffiante là dietro che serviva per alimentare di qua le due forge e di là il forno, quello principale. Qua sopra l'acqua faceva girare questa ruota per far muovere l'albero motore di magli, e aveva una cosa interessantissima: all'interno c'era un pantografo che finiva dentro una paratia che c'era lì, e l'operatore dentro poteva regolare la velocità di movimento dell'albero motore facendo arrivare più o meno acqua. Quest'acqua arrivava dal Soana ed era intercettata da una diga mobile che permetteva nei periodi di grande afflusso dell'acqua di evitare che l'acqua del Soana rientrasse verso la fucina, così come era successo nel 1633 con la grande alluvione che ha distrutto quello che c'era. Quindi c'era una diga che era costruita con delle frasche e delle pietre che nel caso di grande afflusso d'acqua la diga sì veniva distrutta, ma l'acqua non arrivava in fucina. Quindi anche questo era un altro accorgimento tecnologico importante.